Noi stiamo facendo un accordo con la Regione proprio per pianificare le strade. La disponibilità certa di finanziamenti per l'ANAS è il modo migliore per garantire che gli investimenti promessi o almeno pianificati vengano completati su direttrici intere e non solo a pezzetti come è stato fatto fin oggi. Così Gianni Vittorio Armani, presidente nazionale ANAS, nella sua prima tappa della giornata abruzzese nella nuova avveniristica sede di Pile Alto all'Aquila. Sul tavolo tante opere importanti, in parte avviate, altre da completare, altre ancora da progettare. La dorsale adriatica, ad esempio, ovvero il collegamento Amatrice e L'Aquila Bussi per avvicinare di un'ora di viaggio il capoluogo a Pescara, l'ultimazione della Teramo Mare, il prolungamento dell'asse attrezzato con il porto di Pescara, il collegamento Loreto a Prutino Penne, l'adeguamento della statale 81-84 nella Val di Sangro, la pedemontana Abruzzo Marche. Opere strategiche ambiziose, attese da decenni, e alla portata di mano e di budget, assicura Armani, ad una condizione, ma è più i fondi destinati ad opere allo stato preliminare che non siano condivise in tutto e per tutto dal territorio e dagli enti locali, perché la priorità è evitare contenziosi, lungaggini burocratiche, il blocco dei cantieri. E riferimento di Armani anche al dissidio che divide i sindaci, presenti in sala, sul tracciato del lotto della nuova statale 17 da Bazzano a Poggio Picenze, tratto cruciale della dorsale adriatica. Ma allora, trovare un accordo con gli enti locali è fondamentale prima di iniziare, per poi non trovare il disaccordo quando si sta in cantiere. Il disaccordo in cantiere è costosissimo per tutti, è costosissimo per le imprese perché poi hanno il cantiere bloccato, è costosissimo per l'ANAS perché poi va incontro a un contenzioso sicuro con le imprese stesse. Massima sintonia con l'ANAS assicura il presidente della regione Luciano D'Alfonso nel voler risolvere le strozzature del Novecento. Che hanno tenuto lontano questo centro rispetto alla costa e che hanno fatto sì che non ci fosse neanche la modernizzazione. Al primo incontro poniamo il tema di Amatrice, L'Aquila, Navelli, Pescara. Al secondo incontro che faremo nel pomeriggio affronteremo il tema dei centri abitati della costa che sono con il più alto numero di incidentalità, secondo me, del centro-sud.